Sono maestro di scuola primaria e sono ancora precario, sono 5 anni che sono precario. Nell'aggiornamento delle graduatorie del 2009-2011 ci fu un decreto ministeriale che bloccò tutti gli insegnanti, i quali non potevano più spostarsi liberamente sul territorio italiano e quindi per punizione erano messi in coda. Venni a conoscenza della possibilità di fare ricorso attraverso l'ANIEF e mi sono iscritto e ho fatto subito ricorso perché questa cosa mi è apparsa subito non lecita, un sopruso. Loro proponevano la possibilità di poter fare ricorso e io ho subito aderito, sono stato uno dei primi ad aderire. Il ricorso andava fatto ai tribunali amministrativi e quindi tutti i ricorrenti partecipavano con una quota base, se non ricordo male la quota base era di 100 euro all'inizio e poi naturalmente ci sono state anche altre spese. Va avanti dal 2009, da quando c'è stato questo decreto numero 42, decreto ministeriale numero 42, e fino ad oggi. E quindi ad oggi ancora non c'è stata la pronuncia naturalmente del giudice del lavoro. A me non piace sperare, quindi cioè, mi sento in trincea come tanti altri colleghi. Naturalmente questa è una cosa che a me non piace tanto, perché la giustizia in questo modo è individuale. Cioè chi riesce a fare ricorso anche economicamente naturalmente e quindi non è per tutti. Questa è una cosa che sulla quale io non sono molto d'accordo.